Cut. Ciao a tutti amici appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre vi do seguimi qui su YouTube, su Twitch dove farò dirette e anche su Instagram per restare sempre aggiornati e ho anche un gruppo Telegram per se volete parlare con me. Oggi farò la recensione di Doro e Doro, prezzo 7€, edito da Planet Manga. È un manga molto pazzo, folle, sia come personaggi che come storie, ma anche con lo stile di disegno che si adatta molto bene alla trama, alla storia, a quanto siano folli e pazzi, sia la storia per appunto anche i protagonisti. Parla di questo Kaiman, che è questo essere con la testa di iguana, di lucertola. Perché è così? Perché è stato maledetto, è stato a causa di una magia che ha trasformato in con la testa da lucertola. Lui ha perso la memoria, non si ricorda più chi era, vaga, cerca di ricordarsi chi è stato, a ridurlo così per ucciderlo e fargli tornare come era prima. In questo mondo vivono i maghi in una città neanche sotterranea, in un mondo a parte proprio, non è una città sotterranea, in un mondo parallelo, mentre gli umani abitano in questa città di Hall. Non ci è dato sapere se esistano altre città umane, sappiamo solo che esiste questa città di Hall, abitata da umani, dove ogni tanto dei maghi sbucano fuori per fare una sorta di allenamento e usare gli umani come esperimenti, come cavi da laboratorio. Quindi Kaiman con la sua compagna Nikaido, che ha molti segreti interessanti, ovviamente non mi spoilerò, un'umana molto potente, forte fisicamente, come ho detto ha dei segreti, ha la particolarità questo Kaiman che quando trova un mago gli divora la testa, neanche lo divora all'inizio, proprio gli infila la testa nelle sue fauci e i maghi che sono all'interno vedono una figura umana che gli chiede, una figura umana che gli parla, e una volta che escono fuori la testa Kaiman gli chiede cosa ti ha detto il tipo là dentro, perché vuole cercare di capire cosa è avvenuto nel passato, perché sei dotto così. Quando il mago gli dice mi ha detto che non sono io, lo fa fuori. Quindi incontriamo altri maghi, un Fujita che è un mago che non è tanto potente, Ibisu che è molto importante all'interno del manga, entrambi scagnozzi della famiglia di En. En è il mago più potente che si trova in questo momento nel loro paese nativo dei maghi. Ha la sua magia, quella di creare funghi, di trasformare in funghi qualsiasi cosa. Sembra una magia da poco, ma è molto ma molto potente e insidiosa. La particolarità tra l'altro dei maghi è che la loro magia è unica e peculiare per ciascuno e la sfruttano facendo fuoriuscire un fumo, di solito dalle dita, ma alcuni anche dalla bocca. Quindi all'interno del corpo dei maghi sono dei tubi chiamati, dei tubicini chiamati tubi del fumo, che ti differenziano dagli umani. E quindi qua questo manga vediamo un po' l'autonomia dei maghi, perché non c'è solo quello, c'è anche nel cervello di ogni mago un neoplasma demoniaco, un piccolo demone che probabilmente è quello che ti dà il potere per generare il fumo. Però comunque ti spiega alcuna anatomia dei maghi. Ah, ci sono all'interno anche dei demoni che ovviamente sono a un rango più elevato di maghi. Gli stessi maghi con certe pratiche, certe procedure potrebbero a loro volta diventare dei maghi. I maghi riescono a entrare ora attraverso delle porte, ma come dicevo prima non tutti i maghi ne sono capaci, perché non tutti i maghi hanno la stessa forza. La maggior parte dei maghi in verità riesce a generare poco fumo, sono quasi inutili, sono quasi degli umani, però allo stesso tempo sono più forti comunque degli umani, e gli umani hanno questo senso di minorità in confronto dei maghi. E in particolare uno all'interno di questa storia cerca di, attraverso esperimenti, operazioni chirurgiche, di riuscire a diventare un mago. Questa è una storia molto importante all'interno del manga.
Però particolarità di questo manga è che tutti i protagonisti sono folli, la storia è pazza, in alcuni momenti non capisci bene cosa sta succedendo, ma ti coinvolge davvero molto nonostante questo. Hai la sensazione spesso che il manga è quasi finito, manca poco, ma in realtà non è così. C'è tanta, ma tanta carne a fuoco, è pieno di mistero. Ci vuole davvero molto scoprire la verità. Quando pensi che ormai sei vicino di averla afferrata, capisci che non è quella, c'è qualcosa di ancora più grande. E davvero fino alla fine, fino agli ultimi due volumi, non afferri al pieno il quadro della situazione, chi è o cosa è il vero nemico, perché Kaiman si è ridotto così, chi era prima. Lo stesso Kaiman si pone le domande, chi è, ma anche Mikaido si chiede chi è in realtà, anche Kaiman si chiede chi è Mikaido in realtà perché non la conosce poco, cosa sono i maghi. Perché sono nati, cosa sono i demoni, soprattutto il capo dei demoni. E quindi cerca di scoprire tutto questo. Tra l'altro, ad Whole esce una pioggia solo ad Whole che è benefica per i maghi, che gli fa creare delle emicranie all'inizio, ma poi stando troppo sotto la pioggia di Whole rischiano di morire. E per quello che i maghi non vivono a Whole, però poi tra l'altro i maghi si vestono molto stravaganti, soprattutto tutti i maghi hanno una maschera. Queste maschere, questi vestiti vengono creati dai demoni e solo da loro. Ogni 4 anni c'è, diciamo, una festa con una casa galleggiante, fluttuante, magica dei demoni, e al cui interno due maghi possono stimolare un contratto, sancire un contratto che li legherà per i prossimi 4 anni e ognuno può sfruttare, diciamo, le magie dell'altro, creare una partnership. E quindi è un avvenimento molto importante all'interno dei maghi. È molto crudo, forte, violento come manga. Mi è piaciuto davvero molto. Davvero ve lo straconsiglio. Particolarità, gli ultimi 5 volumi costano lo stesso 6 euro, ma sono quasi il doppio di spessore, e non so perché, però costano 6 euro, però guardate qua, che disegno, guardate, davvero folli, pazzi, questa è la scena che vi dicevo prima, che cosa ti ha detto quando lo mette nella sua testa, che gli chiede cosa ha detto l'uomo al tuo interno, perché tra l'altro Kaiman è immune alle magie, e quindi è particolarmente adatto a scontrarsi con i maghi. Il perché è immune alle magie verrà spiegato anche quello. Nonostante alcune volte si perda via un po' complicato, però alla fine ti spiega davvero tutto e solo alla fine hai il quadro completo della situazione e riesci a tenerti davvero incollato molto bene al manga. Poi tra l'altro qui la morte non è la fine, perché alcuni muoiono due o tre volte, riescono a risorgere, perché ci sono magie che possono riportare in vita i morti, che non è neanche tanto così rara, perché a quanto pare, però, e quindi, però è fatto davvero bene, quel manga come storia riesce a coinvolgerti e ve lo straconsiglio. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi e mettere like, commentate anche se magari l'avete già letto. Iscrivetevi su Twitch, su Telegram, anche su Instagram e ci vediamo nei prossimi video.